Ben ritrovati amici avventurieri, eccoci qua di nuovo insieme, io sono Millo e benvenuti su Millo Cloud Gaming. Allora, come state? Tutto bene? Spero di sì. Noi siamo di nuovo su Horizon Zero Dawn in compagnia di Aloy. Ci stiamo preparando, ci siamo preparati per la prova, anche se non è ancora tutto fatto, però ora possiamo tornare da Rost e vedere un po' che cosa dobbiamo fare. Vi ricordate? Ci aveva chiesto di trovare della roba che abbiamo trovato. Io rosico perché non ho sbloccato sto focarello, ma ci andrò non appena ci sblocchiamo i kit importanti per il viaggio rapido. Ma intanto andiamo un po' da Rost. Mica abbiamo dei punti abilità? No, zero punti. Ok, allora vamos. Vamos, vamos. Forza e coraggio. Chissà che cosa ci aspetta. Con calma, Aloy, eh. Cioè, fate una bella nuotata. Non so, fate pure il morto sull'acqua. Fai te. E ci sono delle macchine che ignoreremo. Vieni con me. Ma chi? Ma che vuoi? Il cavalluccio si è arrabbiato? Ma te ne vai, Ico? Ma che vuoi? Ma che ti do due frecciate, eh? Esplosioni e grida all'esterno dell'abbraccio. E quindi? Chissà che cosa sta succedendo. Ci dobbiamo preoccupare? Oh, allora, eccoci qua. Ecco qui. Allora, intanto accendiamo il falò. Aloy. Ciao, Ghicco. Ok. Hai le frecce incendiarie? Sì. Quelle esplosioni e le grida da oltre l'abbraccio era il problema di cui parlavi. Lo scoprirai molto presto. Intanto attendiamo il buio. Perché il buio? Perché il buio? E non rispondi. Ho un lanciatrappole. Ho visto Karst e ho preso il lanciatrappole di cui ti parlavo. Detesto pensare che un mercante fuori legge ti abbia fatto pagare per quell'arma. Mi è costato un po', ma ne è valsa la pena. Forse. Presto scoprirai se è così. Di che lezioni... Ho portato a Grata la stramba ai conigli. Ha ringraziato la madre, ovviamente. La madre ha agito attraverso di te per farle avere i conigli. Dici sempre così. Ma c'ero io a cacciarli da sola. Tu rispondi sempre così, assicurando la tua solitudine. Ma infatti lei comunque ci ha ringraziati, quindi... Di che lezione parli? Ma non capisco. Quelle esplosioni vengono da fuori l'abbraccio. Che cosa possiamo fare da qui? Riceverai la tua lezione a tempo debito, Aloy. Fino ad allora attendi. Non fa l'antipatico. Senti, Rost. Ci ho pensato su. E non ti abbandonerò dopo la prova, d'accordo? Che succede ai denti di Aloy? Non lo farò. Non fingerò che non sia stato tu a crescere. Sono strani. Aloy, la legge vieta qualsiasi contatto. È vero. Ma non mi importa. So quanto tieni al tuo obbligo, Rost. Ma la legge tribale non ha fatto altro che portarmi via tutto quanto. E non succederà di nuovo. Aloy, devo rispettare la legge. E lo farai. Sapevo l'avresti detto, quindi ecco cosa faremo. Verrò da te in segreto. Nessuno mi vedrà e non finirò nei guai. E so che non mi parlerai perché è contro la legge, ma io ti parlerò. Sarà un mio crimine, non tuo. Tu mi ascolterai. È così che faremo. C'hai riflettuto molto, vedo. Ah, sei convinto. Lo so. Quindi non preoccuparti. È risolto. Sì. Dubito. Va bene. Ah, vabbè, accettato. Ok. Manca ancora un po' al crepuscolo. Penso che mi riposerò. Buona idea. Stanotte non ci sarà tempo.
Ok. Riposa al falò. E abbiamo fatto tutto, ragazzi. Quindi dobbiamo. Possiamo andare. Allora, vediamo un po', eh. Chissà questi. Vabbè, questi sono quelli che tu abbiamo trovato e visto, no? Non c'è modo per mettere tipo. C'è ancora qualcos'altro, però. C'è qualcosa che non abbiamo. Vedete, ci indica come se ci fosse qualcosa. Ah, qui. Ah, questo è il bestiario. Vabbè, dai, alla fine. Ci abbiamo. Cliccare sopra. Ah, vedete. Ok, ci dice tutte le. Vabbè, niente. Missioni. Tutorial. Cos'è questo tutorial? Fai finire le macchine sui cavi fulminanti di livello 8. Vabbè, niente, chi se ne frega, la faremo man mano che andiamo avanti con la storia. Ok, riposiamo al falò. Salvataggio. Ok. Ammazza. Beh, che vuol dire? Ah, ecco. Ah, perché c'è. No, che stava attorno. Scusate, mi sto sistemando i triggerini del controller, così. Alcuni emarginati erano ammirati prima del disonore. E addio alla legge tribale. Io non ho parlato e ora dobbiamo fare silenzio. Siamo fuori dall'abbraccio. E quindi? Questa è la vera natura, Aloy. Con okay. Minacce che non hai mai affrontato prima. Una carcassa? Che razza di bestia era? La tribù lo chiama Secodonte. Ed è un tipo nuovo. E feroce. Da quando sono comparsi 10 anni fa. Ah, hanno abbiamo la vampa ora. Dice no. Non ho capito. Oh. E perché. Ma la cosa mi manca? Non sto capendo. Ma no, ma mi sta prendendo in giro, raga. No, mi sta prendendo in giro il gioco, dai. Bobba. Allora. Facciamo un po' di. Segui il sentiero, non è lontano. Quella capanna. Che cosa è stato? Una macchina, ecco cosa. Quale macchina fa una cosa simile? La macchina a cui stai dando la caccia. Oh. Ah, qui c'è una cosa. Capisco. Blu. Ho capito, la borsa delle risorse è piena. Ma scusate, ragazza, come si fa? Cioè, cosa butto? Questa che roba è? Ma proprio perché era piena. Scusate, ma non posso. Vediamo se possiamo mettere più. Ma perché no? Vediamo se possiamo aumentare le borse. Com'è che si faceva? Creazioni? Capacità? Risorse? Ok. Vediamo ora se posso prendere. Mo ce l'ho la vampa, eh. Ma se mi dice che non ce l'ho. Ah, ecco, là, quella non era la vampa, quella di prima, quella che diceva pieno. Oh, ah.
Vabbè, strano. Allora aspettate, vado a riprendermi questa. un attimo, raga. Oh. Questo non va male. Lo dici te. Ok, via. Oh, adesso mi piace. Andiamo. Possiamo selezionarla questa missione? Ok. Vai. La carcassa di una vedetta. Recupero le parti. Guardati. Lì c'è qualcosa. Non se riusciamo a prenderlo stealth. Perfetto. Non manca ancora tutto. Perfetto, raga, perfetto. Perché non si occupano gli audaci di questa macchina? L'hanno fatto. Le prede che abbiamo visto sono le loro. E domani torneranno a caccia. Non ce ne sarà bisogno. Questa macchina sarà la mia preda. O la tua morte, se non starai. Esagerato, Rost. Come la mia morte, mo. Au. Mazza, così scarsa mi fai. Ma che so forte, Ok. Prendiamoci le erbette curative. Ci servirebbe un po' di carne. Oh. Un'intera loggia distrutta. Madonna. Dai secodonti. Ma che è un T-Rex? Ma quanti secodonti. Che ne so? Pensavo che era un T-Rex questo. Ti ho portata qui per occuparti di quello. Di che? Di che? Madonna. Panterozzo, raga. Panterozzo. Vai, Eli. Enorme. Ma come si fa a sconfiggerlo? Questo sarei tu a deciderlo. Madonna. Questa è la tua caccia, Aloy. Solo tua. Non importa cosa. La grande caccia. L'altro gioco quello. Adesso sei da sola. Oh shit. Devo restare nascosta. Dici? Potrei usare l'erba alta per avvicinarmi. Vediamo. Dove posso mettere le trappole? Non mi dire quello che devo fare, eh? Ma non l'ho messa sulla... Non m'ha visto. Mi ha visto. Dovrei esaminarlo, vedere cosa mi fa. Perché la trappola non l'ha presa? E dai, ma cominciamo.
questa l'hai presa. Ma secondo me qua ci vogliono frecce infuocate. Ehi, ma mi sono fatto fare pure io. No, 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 Geek non c'è prova. Vai, 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 vai. Ok. Dai. Sì. Perché ti ho portata qua? Non per rispondere a domande. Aloy. La sopravvivenza è perfezione. Era una prova per affinare le mie abilità contro una nuova macchina. No. Seguimi. No, ma voglio dire, un minimo d'entusiasmo, no? Ciao, eh. Queste sono terre di caccia nuove. Che meraviglia. Devono essere protette. Se non avessi distrutto il Secodonte, domani quanti audaci potrebbe aver ucciso o ferito? La risposta è già nella domanda, Aloy. Ti sei addestrata per anni per vincere la prova, ma solo per te stessa. Come audace, sarà tuo compito combattere per la tua tribù. La mia tribù? Avevi detto che non mi serviva. Ma non che non avresti mai dovuto servirla. La forza di stare da soli, Aloy, è la forza di prendere una posizione. Di servire uno scopo più grande di noi. Questa è la lezione che devi imparare. E ricordarla. Dopo la prova. E quando non ci sarò più. Quindi alla fine, voglio dire, dopo che ci hanno pure cacciato e tutto, dobbiamo pure poi difendere la tribù. Se rientriamo, chiaramente. Quindi Aloy, vedi che vuoi fare, cioè pensaci bene, no? Il sole è sorto. È il tuo ultimo giorno nell'abbraccio da emarginata. Usa questo tempo per riflettere sulle sfide che ti attendono. Quando andrai a cuore della madre, ti attenderò lungo il cammino. Ok. Ci vediamo a cuore della madre. Certo. Potevo andare con lui? No. No, allora, perché ho fatto così? Perché ora, raga, prima di andare con la madre, io non c'ho sta fissa. E abbiamo un punto abilità. Allora, Secodonte. Vediamo un po', eh. Allora, una macchina aggressiva veloce nel raggiungere i bersagli e colpirli con attacchi in mischia. Serbatoio di vampa, infatti esplode. Quindi questo è il suo punto debole, diciamo. Fuoco, vedete, vulnerabile, fuoco, lacerazione, resistente nessuna. Ok. Buono a sapersi. Salviamo. Allora, abilità. Qualcosa sul viaggio rapido qua non c'è. Questo è buono, raga. Questo lo dobbiamo mettere per il crafting. Lo metto subito. Tanto siamo abbastanza forti, ho notato. Va bene così. Allora, così facciamo craftare la roba sgrava e diventiamo ancora più forti, capite? Allora, facciamo, si può fare il viaggio rapido da qui? Cosa mi faccio? Mappa? Io me ne ando a pia quel coso lì. Tanto voglio dire, no? Ma ce l'ho il kit, prima non l'ha preso. No, raga, è lunghissimo da fare. Dobbiamo assolutamente comprare sti kit. Vabbè, famo se sta scarpinata, va.
non ci fermiamo. E poi che volevo dire? E poi niente, poi vediamo di questa prova qui. Sicuramente ne avremo nel prossimo video, affronteremo questa prova. Penso. Dai cavallucci, però non sono arrabbiati. Mi avete fatto perdere il cinghiale, sappiatelo. Ma è pieno. Devo fare silenzio. Oddio, ci siamo portati tutti dietro. Meno male che è aumentata la possibilità di ottenere gli oggetti rari, no? Cioè, voglio dire, ci ho speso pure 2 punti. Raga, però, mi prendete in giro, mannaggia. Niente, vabbè. Ma perché non mi fa viaggiare? Però? Ma non c'era il viaggio rapido una volta? Cioè, senza l'Alfa Lo era gratis, no? Non sto inventando. Forse non si è ancora sbloccato. Ah, questo me l'ha dato il raro, il non comune ci ha dato. Perfetto. E tacchinazzo, raga. Non è alta l'acqua qui. Cos'è quello? Un cavallo? No, una vedetta. Corri, Aloy. Guarda lì, cioè, qui ci siamo passati, Io proprio non l'ho preso neanche. Ci siamo di nuovo. Con cosa ci siamo di nuovo? Torniamo al lavoro. Ok. E abbiamo preso pure questo. Dai. Dov'è? Eccolo qua, raga. Voilà. Ah, questo è il falò quando stavamo piccoline. Quando era piccolina, mi ricordate? Abbiamo fatto fuori qua il cavalluccio, il primo cavalluccio con l'arco. Dov'è? Non ci ha rubato niente. Vabbè, niente, ci andiamo a prendere lo stesso. Ok. Perché avete visto questa roba? Perciò bisogna cacciare, ragazzi. Perché possiamo poi migliorarci le borse. Quello è il discorso di sacche. È molto importante.
molto molto importante, se no. Allora, avviciniamoci da Rust. E ci siamo. Così nel prossimo episodio siamo belli che pronti. E questa prova, che chissà che poi sarà. Ci toccherà fare un po' di combattimenti, forse. Un po' di salti, parkour, aiuto. Comunque, anche se è lontano, alla fine si coprono abbastanza velocemente le distanze, per fortuna. Mi servirà presto. Gran bel gioco. Messa in mezzo, la sono messa e le abbiamo fatte fuori. Non mettetevi contro di me, capito? Cos'è, un altro? Ma che te sei scimonino? Ma mo te dirò due schiaffi. Avanti. Dai. Ma io boh, veramente, cioè. Che poi dovrebbero essere mansueti. Chi va detto niente? Pascolate. Ho pure ferito, eh. Un po' di legno pure, raga. Che non basta mai. Ma che belle le cascate. Me l'ho sentito qui. Ok. Ammazza, oh, però. Ne so troppi. Io telerei, raga, telerei. Tela, prenditi questo. Tela. Scusate. Calma, Boni. Ma la cosa rossa sotto, cosa sarebbero, le erbette che c'ho per curarmi? Beh, non ne ho bisogno, ne ho poche. Ok, vabbè, niente, allora.
Voilà. Dai. Abbiamo fatto tutto, ragazzi. Sono soddisfatto. Per ora abbiamo fatto tutto, per ora. E magari ci sarà da tornarci qua, che ne so. Oppure, boh. Aloy. Eccomi. Dobbiamo parlare. Bene, okay. È ora. Sei pronta? No, aspettate, no. In realtà no, torno fra poco. No. Bene. Io ti aspetto. No, non siamo pronti perché ora se inizia la prova. Quanto ci dura sto video? Non la voglio lasciare, non la voglio lasciare. E allora andiamo a riposare qua. Andiamo a salvare la partita e ci fermiamo. Che vicino. Dobbiamo parlare. Sì, lo so, me l'hai già detto. Ora parliamo. Mo non parliamo. Perché sicuramente nel prossimo video facciamo tutto con calma, perché voglio godermi tutto, ragazzi, non voglio lasciare nella maniera più assoluta. Tanto a due passi, vedete? Oh, Ali. Ok. L'ho attuato. Perfetto. Perfetto. Allora, miei cari avventurieri, nostro primo secodonte fatto fuori anche con estrema facilità, devo dire, la poagine, siamo stati bravi, quindi adesso finalmente siamo pronti per questa prova, scusate il gioco di parole, e vediamo un po' in che consiste. Non nascondo che sono molto curioso ed è per questo che chiudo questo video qui, perché non voglio assolutamente poi andare di corsa per fare un video troppo lungo e magari poi le cose non ce le godiamo come si deve e non ci divertiamo. Quindi io vi invito a lasciare un bel like, iscrivetevi al canale così non vi perdete questa bellissima campagna di Horizon Zero Dawn che stiamo giocando, e accendete la campanellina per restare sempre notificati, questo è importantissimo. E noi come al solito ci vediamo invece nei prossimi video. Ciao e grazie!